altra storia. Vediamo Dakota Smith. Se stai cercando dei lavori, io posso procurarteli. Mi chiamo V. Grazie per le informazioni. Qui le cose vanno in modo diverso. Tieni gli occhi aperti, ragazzo di città. Aiuto? No, non preoccuparti. Ho quasi finito. I Raffen l'avevano ridotta proprio male. Pronto a partire? Sono nato pronto. E tu? Dormito bene? Sì, come un sasso. Ti è venuta qualche idea? Per Hellman, intendo. In effetti sì, mi è venuta. Ascolta. Ok, dimmi. Noi siamo la chiave, il tronchese è la V, e il cacciavite è il punto in cui la V dovrebbe poggiare il... Ti starei chiedendo come faremo ad abbatterlo. Con la tua mitragliatrice. Quella ci tornerà utile altrove. Con quel calibro scalfirebbe a malapena la corazza di un mezzo pesante. No, ci sono altri modi. Ecco. La morsa è la nostra soluzione. Una centrale satellitare. Perché abbattere la V proprio in questo punto? Perché una volta a terra dovremo individuarlo e prendere il tuo bersaglio. In fretta. E qui il terreno è il tipico deserto californiano. Piatto, asciutto e vuoto. Saranno un bersaglio facile. Una centrale satellitare? Sì. Dovremo entrarci. Mm-hmm. Fin qui ci sono. E poi? E poi colpiamo. Colpiamo la V con un EMP. Ma certo! Quando la V sarà a portata, causeremo un impulso elettromagnetico. I circuiti a bordo si friggeranno. Che significa? Si spegneranno i motori? Si spegnerà tutto, compresi i motori. Comandi, navigazione, sistemi di comunicazione. Ricorda, Hellman mi serve vivo e illeso. Cerchiamo di non distruggere la V, ok? Lo so, ma gli conviene allacciare le cinture. Ho un'idea. E se funziona, l'atterraggio non sarà dei più morbidi. Non sarei troppo ottimista. Chi ci dice che la V sorvolerà proprio la centrale? Nessuno, certo. Ma non sarà un problema, vedrai. Ci sarà da saltare un bel po', ma non te ne pentirai. Ho pianificato tutto. D'accordo. Andiamo. Ottimo. Sali, si gela. Di chi è la centrale? Governo o corporazioni? Che differenza fa? Chi credi che muova i fili del governo? Volevo solo sapere a chi stiamo per pestare i piedi. V, guardati attorno. È semplice. Tutto quello che vedi appartiene a una corporazione. Ti piace fare incazzare i corporativi? Come ti è venuta questa idea? Aspetta, riformulo. Rogue, Nash, i Raffen... Occhio a ciò che dici, V. A te piace fare incazzare tutti. Beh, in tal caso è un bene che io sia dalla tua parte, no? Sì, infatti. Cambiamo completamente argomento. Qual è la cosa più strana che hai trasportato? Cos'è? Il momento delle domande? Forza, rispondi. Il viceministro delle finanze del Caucaso. Quello è portare, non contrabbandare. Era nel bagagliaio. Stecchito. Morto. Una lunga storia, forse un giorno te la racconto. Siamo quasi alla diga. Fermiamoci un attimo. K-1,
calibriamo la torretta su di te. Voglio che tu riesca a usare anche la mitragliatrice. Avremo più possibilità. Connettiti qui. Dobbiamo davvero sprecare tempo così? Eh sì. A meno che tu non ne abbia già usato uno senza supporto, in movimento e sotto attacco da ogni direzione, riuscendo a colpire qualcosa. Ma non credo proprio sia il tuo caso. Quindi non discutere e connettiti. Come mi connetto? Link personale? Altrimenti come? Occhio al jack, a volte fa un po' gioco. Sono connesso. Un attimo, prima la diagnostica. Merda, continua a darmi errore. Strano. Cerco una soluzione. E ora, Panam, ti presento Johnny, nel mezzo del fottuto nulla. Ben fatto, vi. Ehi, credo che il tuo impianto abbia un virus, quello sulla nuca. Lo so, ma non c'è nulla di cui preoccuparsi. Non è pericoloso. Per te, forse. Ma questo veicolo ha solo un software di sicurezza di base. Se ha qualcosa di avanzato... Non temere. Niente di troppo avanzato. Al contrario, è bello antiquato. Bella battuta del cazzo. Finito qui, dovresti farti vedere da un bisturi. Sì, mamma. Ok. Incrociamo le dita. Vedi quella pila di rifiuti? Spara una raffica breve. Io penso alle calibrazioni. Bene, prossimo bersaglio. Colpo singolo. Ok, un'altra volta. Raffica più lunga. Ottimo. Direi che ci siamo. Non è stato così difficile, no? Mi chiedo come funzioni contro un bersaglio in movimento. La torretta è calibrata. Avrai un sistema di supporto. Fa solo attenzione al rinculo, a volte ti sbilancia un bel po'. Allora dov'è questa centrale? Lo vedrai tra un attimo. Conosco un punto, da lì avremo una buona visuale. Voglio solo controllare che l'aria sia sgombra. Sabotare una centrale corporativa, assaltare un convoglio corporativo, rapire un corporativo. Ti piace la parola corporativo o vuoi dirmi qualcosa? Sai una cosa? Cominci ad assomigliare a me, di 50 anni fa. A parte il carisma e un cazzo impressionante. Forse andremo d'accordo, dopo tutto. Forse non hai tutti i torti. Ciò che è successo ha avuto qualche effetto. Sei più simile a me di quanto pensi. Vedrai. Ma questo vale anche per te. Forse ti stai avvicinando a me. Ah, impossibile. Sembra tutto libero. La zona è deserta. Non vedo pattuglie. Quel bestione è l'unità di stoccaggio. E vedi le antenne? Ogni antenna capta le microonde dai satelliti in orbita, che poi vengono convertite in energia elettrica. La centrale serve tutta la città? Sinceramente, non ne ho idea. Lo scopriremo presto, mi sa. Oh, le antenne arrivano fino all'interstatale. E sono collegate. Buon per noi. Dobbiamo solo manomettere l'unità di stoccaggio. Seguirà una reazione a catena e tutte le antenne metteranno un impulso EMP. La V sarà come una mosca nella tela di un ragno. Dobbiamo solo attivare l'impulso al momento giusto. Mettiamoci all'opera. Una volta nella centrale creerò un bypass per il detonatore. Tu sovraccaricherai i sistemi. Panam, e se per far prima facessimo saltare l'intera centrale? Normalmente lo farei. Ma l'esplosione attiverebbe un protocollo di blocco automatico in ogni collettore. Tutta Night City saprebbe che siamo lì ben prima che riusciamo ad aggirare il protocollo. Buona idea, comunque. Magari la prossima volta. Sovraccarica i sistemi. Sì, signora. Quando iniziamo? Anche se spero non sia troppo complicato. Lo è? Non dovrebbe. Ti basterà girare tutte le valvole che trovi. Tutto al massimo. Capito. E ora che si fa? Ora aspettiamo. Dobbiamo coordinarci con il piano di volo della... Bene. Bene, ci siamo.
Hai mai fatto una cosa simile? Abbattere una V? Da sola? No. Perché me lo chiedi? Centrale, EMP, sistemi, reti. Hai preparato un ottimo piano. Grazie. Il trucco è nel modo di affrontare i problemi. Io seguo la tripla A. La cosa? Analisi, assemblaggio, azione. Qualunque sia l'incarico, fai queste tre cose. Inizia dall'accertare ciò che sai e ciò che ti aspetta. Il problema. Poi pianifica con queste variabili in mente. Prendi ciò che hai, trova ciò che ti serve, assembla cose e persone. E per finire passa all'azione. Semplice. Grande idea per una maglietta. Tripla A. Tutto ciò che serve per vivere tranquilli. Quello è una bella birra ghiacciata. Questo metodo, la tripla A, l'hai inventato tu? Non direi. L'ho imparato dagli Aldecaldo. Da Mitch e Scorpion. Erano stati addestrati così durante la guerra. Poi l'hanno fatto proprio. Mi è tornato utile più volte, non lo nego. E lo farà ancora. E se qualcosa andasse a puttane? Beh, allora le puttane dovranno improvvisare. Pensavi davvero che io avessi in tasca la formula del successo? Sai che ti dico? Mi avevi quasi convinto. A volte mi fai morire, V. Ok, arriveremo tra poco. Ripetiamo. Andiamo lì, fottiamo i sistemi e teliamo alla svelta. Tieniti forte, potremmo ballare un po'. Preparati! Ok, sono pronto. Droni! Ci penso io! Pensaci in fretta prima che ci colpiscano! Elimina quei droni, V! Cosa credi che faccia? Beh, fallo meglio! Concentrati o siamo fottuti! Direi bene. Tutto qui! Se ci sbrighiamo. Scappa, prima che succeda qualcosa al ciclo. Grazie per il consiglio. Stavo per organizzare un picnic, stendermi e prendere un po' di sole. Dico sul serio. Occhio, la prossima. Johnny. Porca troia. Ok, sto bene, ma esci da quel cazzo di posto. Non un'esecuzione perfetta, ma comunque è andata. E il detonatore? Funziona? Sì, funziona. E non vedo sbalzi nella forza del segnale. Dobbiamo solo allontanarci per evitare che l'impulso colpisca anche noi. Quella collina, ci piazzeremo lì. Dovremmo avere una buona visuale sulle antenne. E poi aspetteremo. Ok.
Tieni. Ho sempre sognato di spingere un grosso pulsante rosso. Quando lo attiviamo? Non ti preoccupare, lo tengo d'occhio. Tu aspetta il mio segnale e poi attiva l'impulso. Non se lo aspetteranno mai. A proposito. Stiamo per abbattere un mezzo della Kang Tao da milioni di euro dollari. Come ti fa sentire? Faccio saltare cose. Me l'ha ordinato il dottore. Ed è esattamente quello che voglio sentire. Stavo notando... Cosa? Il silenzio, il ronzio della città, le voci delle persone, gli odori. È tutto sparito. Soltanto il vento. Avevo dimenticato che esiste la quiete. A parte gli odori, forse. Hai presente i coyote? Difficile non notarli. Pensavo fosse il deodorante della tua Thornton. Fanculo. Meglio se ti concentri sulla V. Tieni gli occhi aperti. Eccolo! Arriva da Pacifica! D'accordo, preparati. Ancora un secondo. Un secondo. Ora! Boom! Ecco fatto. Merda, che succede? Benissimo, cazzo. Cazzo. Beccato! Panama, il motore funziona ancora. Cazzo, si allontanano! Non per molto. Dobbiamo seguirlo. Solo un attimo. Panama, che stai facendo? Quota. Quel bastardo è nostro. Andiamo. Colpito. Non riuscirà a restare in volo dopo una botta del genere. O a terra o si schianta. L'hai rilevato? Sì. AV non identificato. Perde quota. Mitch, ci sei? Scoppio. Che diavolo combina? Finisco qui ai generatori. Seguili, arrivo tra poco. La batteria Mitch, dovrebbe scoppio. Reggere. Qui Panami. Non avvicinatevi alla V. Ripeto, non avvicinatevi alla V. La sicurezza sta arrivando. Alla festa senza. Era Cantao! Aspettami! Anzi, va via da lì! Probabilmente vogliono aiutare i sopravvissuti, senza sapere che sono corporativi. Non mi sentono, l'impulso sta interferendo! Merda! Ho tre tracce sul radar. Droni! Sì, preparati. Cercherò di rallentarsi! Non glielo permetteremo, dobbiamo raggiungere Mitch a Scoppio! Visto, dietro quella collina. Bene, una cosa in meno di cui preoccuparci. Panama, tutto ok? Proiettile pesante. Pensi di farcela? Certo, niente di serio. Non preoccuparti. Ehi, bello, dove sei? Giù, Scorpion! Continua a trasmettere su un canale aperto in caso non abbiano sentito la prima volta. Porca puttana. Qualcosa manca. Hai sentito quegli spari? Gli è successo qualcosa! Controlliamo. Vedo il relitto, ma non Scorpio, né Mitch.
scaduto. V, connettiti al drone. Scansioniamo l'area. Dobbiamo orientarci. Ci tracceranno. Attivo il mascheramento. I loro scanner sono andati. Sono ciechi. Andiamo. Sei connessa al visore. V, si hanno ucciso gli Aldecaldo. Si hanno ammazzato Mitch e Scorpion. Non posso... Lo so. Connesso. Ho il controllo. Piace. Il tuo clan. Aldecaldo. Sì. Sono morti. Tutti quanti. Mitch! È vivo! L'hanno preso! Mi piace il tuo clan. Aldecaldo. Sì. Sono morti. Tutti quanti. Non preoccuparti. Non possiamo saperlo. Se ci avviciniamo troppo, ci fanno a pezzi. Possiamo eliminarlo. Forse. Ma prima dobbiamo arrivarci. Ho 5 Kang di pattuglia. Droni da combattimento. Sistemi di difesa attivi. Se non fosse stato per quei cazzo di glitch li avrei avvertiti. Ma è tutta colpa mia. Perché diavolo stavano seguendo la V? Idioti. Ascolta, abbiamo visto Mitch. Probabilmente hanno anche Scorpion. Li troveremo e li aiuteremo. Se sono ancora vivi. Lo sono. Andrà tutto bene. Attento al lanciarazzi. Ci farà pezzi se ci avviciniamo. Sei già ridotta male. Non dire cazzate, è solo un graffio. Distruggiamo quel lanciarazzi. Io cercherò di... No, tu resti in auto. Mi spiace, ma finiresti solo per rallentarmi. Col cazzo, V! Quelli sono i miei amici! Ascolta, appena tolgo di mezzo quel lanciarazzi, ti avviso. Poi potrai venire ad aiutarmi con il resto, ok? Agli ordini, comandante. Ho ancora il fucile di Mitch. Cercherò di coprirti da qui. Buona idea. Procediamo. Addosso! Esci allo scoperto. Individuazione sospetto. Esci allo scoperto. Individuazione sospetto. Esci allo scoperto.
Azione sospetto. Scoperto.
Tornate indietro! Arretrate e gettate le armi, altrimenti sparo! Ripeto, gettate le armi. Calmati. Adesso! Possiamo risolverla senza... Abbiamo chiamato rinforzi! Stai bene? Ha solo qualche graffio. Che testa di cazzo! Ti hanno colpito? Aspetta. Non è niente. Non riuscivamo a ritirarci, Panam. Si sono riorganizzati in fretta, hanno iniziato a sparare razzi. Li ho persi tutti. Tutti quanti? E Scorpion è qui. Mitch! Mitch! Lui... Lui sta bene, vero? Panam, mi dispiace. Non ho fatto in tempo. No. No! Ne sei sicuro? No, lui... Scorpio negli altri. Mi dispiace che non siamo arrivati in tempo. Erano brave persone, ottime persone. Non dovevano morire qui. Avrei dovuto fermarlo. Ci ho provato. Non avrebbe ascoltato neanche te. Non ascoltava mai nessuno. Brutto testone. Visto che eri nei paraggi, immagino che seguissi la V. La domanda è perché? Perché vi siete fiondati sulla V? Non avete visto le insegne? Abbiamo visto che era danneggiato, conosciamo la zona, sapevamo dove sarebbe caduto. Chi sapeva che era della Kangtao? Credevo gli servisse aiuto. Nel peggiore dei casi avremmo recuperato qualcosa. Ma mi sbagliavo. Tutto bene? Ti serve qualcosa? Grazie di avermi salvato il culo, V. Mi dispiace per i tuoi amici, ma devo andare. Mi serve il tizio che era sulla V. Sai qualcosa? Hai visto qualcosa? L'hanno portato con loro, con le nostre auto. Dove? A ovest, una piccola unità, le guardie del passeggero. Cercano un modo per contattare la base. Quindi siete stati voi a colpirli con quelle MP? Sì, abbiamo cercato di avvertirvi, ma non c'era ricezione. Se vi hanno preso le auto, possiamo seguire le loro tracce. Panam, ascolta. So che non è un buon momento, ma mi serve Elvan. Hai promesso di aiutarmi. Vale ancora? Mantengo sempre la parola. Mitch, troverò quei figli di puttana. Lo giuro. Va, io chiamo i ragazzi e do una ripulita qui. Ti lascio la mia auto. Non si sa mai. Occhio alla torretta. Tende a incepparsi. Useremo le moto. D'accordo. La Kangtao ha perso i contatti con il suo OP. Lo starà cercando. Meglio sbrigarsi. Ma Panam... Cosa? Tornerai a prenderla, vero? Promesso. Andiamocene, prima che mandino i soccorsi. Mi chiedevo perché avessi accettato. Quindi è solo per vendetta? Ha importanza? Voglio prendere i bastardi che hanno ucciso il mio amico. E poi ti ho fatto una promessa. Tra l'altro, senza di me non avresti speranze. Vero. Grazie. Li faremo fuori. Tutti quanti. A ogni modo, dopo la storia di Nash, non credevo che... Ascolta, non ho dimenticato. Non dimenticherò mai. E credo ancora che tu ti sia comportato davvero stronzo. Sì, però io... Ma Mitch è ancora vivo. Grazie a te. E non dimenticherò neanche questo. Mai. In più ti ho promesso che avremmo preso Elman. E lo faremo. Andiamo. Spero non siano troppo lontani. Vedremo. Le tracce iniziano qui. Le seguiremo. Sono passati di qui! Seguiamo le tracce. Cerchiamo di non farci vedere.
Scorpion diceva che avrei odiato Night City. Ti conosceva così bene? Forse meglio di quanto mi conosca io. Diceva che appena mi fossi stancata della città avremmo fatto scorta di scatolette, riempito un paio di termos di caffè e whisky e ci saremmo messi in viaggio per scappare via da tutto. Come in una vera avventura. Sì, ma lui non c'è più. Merda, V. Perché va tutto di merda, merda, merda? Ehi, lo so, ma sei ancora viva. Hai ancora diverse cose da fare. Puoi giurarci. Cemento crepato e ruggine. Se pensavano di chiamare i loro amici, devono aver avuto una brutta sorpresa. Attento, V. Non allertiamoli. Sono finiti. Cerchiamo di non farci vedere. Andiamoli addosso. Occhio, V. Vendiamo cara la pelle!
lo voglio morto! Stammi vicino, Vi! Riorganizzatevi! Sparate! Sparate! Così, cazzo! Impianti da combattimento! Forza, mezze seghe! Maledizione! Siamo esposti! Bel lavoro, Vi! Tenete duro! Occhio! C'è un cecchino dietro al van! Davanti, li vedi? Oh niente, li vedi! Questo è per i miei amici, stronzi! Vuoi farti dei nuovi chum? Maledizione! Abbiamo un cecchino! Dobbiamo risincronizzarci! Vedo un cecchino. Occhio! Maledizione! Riorganizzarsi! Così, cazzo! Maledizione! Avranno portato Hellman con loro. Se riescono a riorganizzarsi e chiedere aiuto, siamo fottuti. Allora.
Giungeranno, tranquilla. Sai cosa? Cosa? È la storia della mia vita. Esco da un mucchio di merda solo per finire in un altro ancora più grande. Panam. E trascino con me tutti gli altri. Ho chiuso. Hai capito, V? Se scazzo ancora, farai meglio a darmi un bel calcio nel culo. Ma tu non hai scazzato niente. Promettimelo. D'accordo, te lo prometto. Ok. È ora di festeggiare. Ammazza l'intruso! Sono dentro. Hellman, deve essere lì. Avanzate! Parate!
Non sparare. Sono disarmato. Fate in fretta! Che diavolo ci fai qui? È il mio distributore. Mi chiamo Marty. Quei corporativi del cazzo sono arrivati. Hanno preso tutto. Mi hanno sbattuto qui e hanno chiuso la porta. Passano molti clienti da queste parti. Merda, quanta gente passa di qua? Chiunque voglia fare rifornimento senza telecamere intorno. Non molti, certo, ma tutti generosi con le mance. Capisci? In cambio della tua pessima memoria. Non preoccuparti, dimenticherò anche te. Portavano con loro un uomo, mi serve, un civile. L'avrai sicuramente visto. Mm-hmm. Non sono cieco. Dove lo tengono? Nel vecchio garage. Probabilmente nella stanza di sopra. Grazie. Se fossi in te, resterei qui al sicuro. È quello che intendo fare. So dove tengono Hellman. Io vado lì. Ok, ti copro. Ehi, calmo! Dobbiamo parlare. Chi? Yorinobu Arasaka? Volete portarmi indietro? Che ridicolo topo di fogna. Non sa se urlare o scappare. Tappagli quella bocca. Sei suo fan, eh? E neanche tu ti sei fatto un nuovo fan. Quel pezzo di merda non sa di chi avere più paura, di te o della Arasaka. Niente di personale. Se non sbaglio, dovevi avvertire Takemura dopo aver preso Hellman. Sì, tra un attimo lo chiamo. Ha impianti da combattimento! Ma ricorda, hai in mano Hellman. È un'ottima carta. Giocatela bene. Takemura mi ha salvato la vita, ricordi? Perché era nel suo cazzo di interesse. Per lui sono affari. Non è tuo amico. Takemura, buone notizie. Ho preso Hellman. Vivo? Che cosa ha detto? Vivo, vivo. Non è molto loquace. Ti parlerò al Sunset Motel. Ti raggiungerò. Tienilo lì fino al mio arrivo. D'accordo. A dopo. Meglio portarlo dove potete parlare con calma. Vero. Sembra che i tuoi nuovi ciumba siano qui. È lui? Sì, certo. Portalo fuori e buttalo sulla moto. Aspetta qui. È arrivata la cavalleria. Mitch ha chiamato alcuni al decalco. Tutto sgombro. Lungo la strada non abbiamo visto nessuno. Ma meglio non tardare. Che vuoi farne di lui? Devo solo fargli alcune domande importanti. Spero proprio che avrai risposte importanti. Sol. Qui abbiamo finito. Tutto pulito. Mi dicono che Mitch è vivo grazie a te. Grazie a V e a Panam. Tutte e due mi hanno salvato il culo. Spero ne sia valsa la pena. Solo ho cercato di avvertire Scorpion, ma lui... Forse potrei esservi d'aiuto. Hai già aiutato abbastanza. Ho cercato di fermarlo!
Certo, voltati pure. Fanculo a tutti. Sei bravo a fottertene, eh? Senti, non è stata colpa di Panam. Attento. Di te non mi fido del tutto. E comunque, non ho puntato il dito contro nessuno. Sì, come no? Panam mi stava solo aiutando. È colpa mia se la via è precipitato. Se non fosse stato per me, Scorpion e i suoi non sarebbero andati a cercarlo. È la verità. Quando sei un Aldecaldo, sei sempre responsabile per te e i tuoi fratelli. Le circostanze non cambiano nulla. Forse Panam dovrebbe chiedersi se è ancora un Aldecaldo. Porca puttana! Ehi, non preoccuparti per Sol. Gli passerà. Non me ne frega niente. Però a lui frega di te, Panam. Non appena ha saputo cos'era successo, ci ha ordinato di seguirmi. Era preoccupato che potesse succederti qualcosa. Ha ordinato di... Ascolta, forse al momento voi due non riuscite a capirvi, ma siete una famiglia e Sol farebbe di tutto per la famiglia. Il punto è se faccio ancora parte della famiglia. Lo sai che è così. Torna da noi. Capisco. Mi spiace che tu abbia dovuto assistere a questo spettacolo. Le cose qui non sono mai semplici, ma me la caverò. E tu fai attenzione, va bene? E adesso che farai? Tornerai a Night City? Sì, cioè, credo di sì. Devo fermarmi a rifletterci su tutto quanto. Sol, Mitch, ti trattano davvero come una famiglia. Dagli una possibilità. Non è così semplice. Come in ogni famiglia. Stanno arrivando, avete un minuto. Muoviamoci. Vado anch'io. Abbi cura della moto di Scorpion. È tua. Thank you.